L'ambasciatore si deve mettere in prima persona e dire ok, gli dà rapporto, però innanzitutto essere bravo e così la conquista. Non è che l'ambasciatore ti piglia e ti risolva la vita. L'ambasciatore, cioè, se tu vuoi il pesce, io ti devo dare la canna per pescare. Non ti posso col tuo pesce. Credo, allora, nella mia posizione, io cercherò di dare l'opportunità, cioè darò questa famosa canna da pesca ovviamente a chi merita, e però bisogna dire con questa, ma il discorso ci fa pure a mio figlio. Ma sarà Sanremo? Sarà Sanremo? Non lo so, ma io credo che si vuole a Sanremo. Però lui lo deve organizzare con tutti gli amici che ti vuole. Che ne sa? Sì. Per me è Piazza Plebiscito, una settimana si può far vedere sta Piazza Plebiscito, non soltanto in tele, noi che potremmo fare una settimana in data. Faranno a gara per venire i tuoi amici. Faranno a gara per venire i tuoi amici. Auspiti tuoi. Io credo che un evento all'anno fatto da Napoli, quel salotto con ospiti di rilievo, con la sua è bello per tanti motivi, quindi tu ne approfitti in quella settimana per fare più spettacoli. Ti dedichi, mi fa 5 giorni e voglio fare 5 cose diverse. Bene. Una sorta di direzione artistica più che altro. Io faccio il padrone di sul palco. No, io faccio il padrone di casa alla televisione, se viene perché ha una garanzia da me, è uno spettacolo che ci faccio. Ok, quindi ho voluto o non voluto già stare fuori. Però quello non è il mio concetto, è il mio spettacolo che dedico alla città, usando le mie amicizie, usando le mie forze, portare, ma far vedere la cosa bella, che il concetto che ha fatto a Piazza 13 era il mio, ma di facciata, ma è stato il nostro.